Oggi una puntata speciale rispetto al solito, sono alla Eurocon di Fiuggi e ci sarà un ospite speciale che tra poco vedrete per parlare, derimero, una questione che su Fantascientificast si è già discussa molte volte, cioè Plutone è un pianeta o no? Andiamo a scoprirlo! Come vi ho detto, ecco l'ospite qua al mio fianco, è Giuliano Giuffrida. Raccontaci tutto, chi sei e come mai ti chiamo a parlare di Plutone? Allora, ciao, grazie dell'invito, è un piacere fare questa chiacchierata. Sono qui perché io sono un astronomo. Nel 2006 mi trovavo ad un congresso a Praga, al congresso generale dell'IAU, l'International Astronomical Union, e ero lì per fatti miei, ero a presentare il mio lavoro di quello che poi sarebbe diventata la mia tesi di dottorato. E mi dicono: ah, ma c'è la votazione per Plutone, vieni, andiamo a sentire che dicono. E la votazione scopo essere per alzata di mano, non serviva registrazione, non serviva nulla, perché essenzialmente doveva essere socio IAU, ma i partecipanti al congresso avevano diritto comunque a accedere alle varie sale e quindi anche a votare. E quindi c'è l'alzata di mano: chi vuole Plutone pianeta, chi non vuole Plutone pianeta. E io ho alzata la mano. Però non diciamo per cosa. Dicendo lo scoprire tra poco. Esatto. E appunto sullo scoprire tra poco, io voglio chiedergli a questo punto, ma perché c'è stata questa discussione di pianeta, cioè di Plutone pianeta o Plutone non pianeta? Ecco, guarda, te lo tengo anch'io il microfono, non ti preoccupare. Ok. Beh, il punto è che la definizione che c'era di pianeta era abbastanza ambigua. C'erano state date diverse definizioni. E soprattutto nell'ultimo decennio, diciamo, dagli anni 90 in poi, si era andata popolando e comprendendo meglio la fascia di Kuiper, che è una fascia di oggetti che sono all'estremità del Sistema Solare e che è composta da decine o centinaia di migliaia di oggetti, la fascia di Kuiper. Si è compreso che Plutone è uno degli oggetti della fascia di Kuiper, uno dei tanti oggetti della fascia di Kuiper. E cominciavano a scoprirsi dei pianeti simili a Plutone, più lontani, e quindi il Sistema Solare rischiava di diventare un posto piuttosto affollato. Serviva una definizione più precisa di pianeta, che cercasse di discriminare tra questi vari casi, perciò IAU si discusse di come dare una nuova definizione di pianeta. Questo era il punto della discussione. E vennero fatte varie proposte, si litigò anche, perché ci fu tutta una serie di gruppi di planetologi e non planetologi che si scontrarono. C'era chi voleva che Plutone restasse un pianeta, perché se Plutone restava un pianeta si sarebbero scoperti molti più pianeti da lì nei prossimi anni, e c'era chi diceva: no, ma come facciamo, non possiamo fare un sistema solare che finirà per avere 10, 20, 30 pianeti, a parte il fatto che, come sappiamo, il decimo pianeta porta male, quindi andava evitato. Ma fosse anche quello, sarebbero diventati davvero tanti i pianeti, serviva una definizione. Inoltre, Plutone aveva una serie di stranezze, l'ha sempre avute. Quando lo studiai a scuola io da ragazzino, non ricordo che mi fu subito detto: tutti i pianeti sono fatti così, hanno questa cosa qui, Plutone fa eccezione. Plutone faceva sempre eccezione. Se vuoi andiamo un po' nei dettagli, non lo so. Ma sì, io mi ricordo, entrando nei dettagli, che l'orbita era leggermente diversa rispetto a tutti gli altri, che sono più o meno sullo stesso asse. È parecchio diversa l'orbita. Più o meno tutti quanti i pianeti giacciono, le loro orbite giacciono sullo stesso piano, che è detto piano dell'eclittica. E tutto sommato ci sta, perché il Sistema Solare si forma da una nube che si comprime, comincia a ruotare, diventa un disco, e dai grumi del disco si formano i pianeti. Grosso modo è così che si forma il Sistema Solare. Plutone è un'orbita che è molto inclinata rispetto al piano dell'eclittica, ha una grande inclinazione. Inoltre, tutti i pianeti hanno orbite che sono ellittiche, sì, ma sono pressoché circolari. Un cerchio non è una brutta approssimazione, sono molto vicino a dei cerchi. Plutone ha un'orbita altamente eccentrica, si dice, è un'ellisse molto schiacciata. E quindi era strano come oggetto. Inoltre, c'è un'ulteriore stranezza, che in realtà adesso non è più una stranezza, ma non voglio allungare troppo il discorso. Tutti i pianeti vicini al Sole sono rocciosi, andando fuori diventano gassosi. Quindi abbiamo Mercurio, Venere, Terra e Marte, che sono pianeti rocciosi. Poi c'è la fascia d'asteroidi che separa un po' la zona interna dalla zona esterna. E poi partono i giganti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. E poi c'è Plutone, un oggetto piccolo, rocioso, esatto, che ci sta a fare lì. È sempre stata un'anomalia Plutone, una grossa anomalia. Però a tutti gli effetti era un altro pianeta, e quindi lo si era chiamato pianeta quando fu scoperto all'inizio del Novecento.
tra l'altro l'unico pianeta scoperto da un americano, perché prima l'America non c'era, e quindi era un po' più difficile scoprire pianeti, e quindi si cerca questa nuova definizione. Andiamo con la definizione? Che dici? Sì, vai con la definizione. La definizione finale fu che un pianeta, anzitutto un pianeta è un oggetto che orbita intorno al Sole, se orbita attorno a un'altra stella non è un pianeta, è un esopianeta. Prima definizione, primo punto. Cioè l'abbiamo definito, pianeta è quello solare, se no è esopianeta se è extrasolare. Esatto, okay. Esattamente, è la prima cosa. La seconda cosa, deve avere un equilibrio idrostatico, detto in altri termini deve essere sferico. Perché se è un oggetto più piccolo... Cioè scusa, aspetta, la Terra è piatta, come sanno tutti? La Terra ha una forma tetraedica, o, come ha detto Cristoforetti... No, vabbè, se seriamente è una patata... È un po' una patata, sì, però ha una forma pressoché sferica. Mm. Il punto è che tutti gli oggetti nascono perché la gravità tende a concentrare la massa, ad aggregarla e a fargli avere un aspetto. Però se la massa è piccola, si formano dei legami tra la materia che fermano la compressione. E per questo la maggior parte degli asteroidi piccoli hanno una forma patatosa, dei tuberi allungati, hanno forme molto varie. I pianeti sono tutti pressoché sferici, sono tutti un po' schiacciati perché tipicamente ruotando si schiacciano un po', però sono pressoché sferici, quindi l'idea è che un pianeta deve essere un oggetto pressoché sferico, questo per distinguere tutti quanti gli asteroidi più piccoli. L'ultima definizione, ed è quella che ha condannato il povero Plutone, è che deve essere un oggetto che ha, uno dei modi di porlo è che ha spazzato la propria orbita, ossia data la sua orbita, lui è di gran lunga l'oggetto più grande in quell'orbita lì. Quindi se prendi tutte quante le lune e gli altri oggetti che orbitano intorno e fa la somma delle masse, ottieni una massa che deve essere molto inferiore a quella del pianeta. E questo è quello che condanna Plutone, perché tralasciamo il fatto che ha una luna Caronte che è grande quasi quanto Plutone, ma soprattutto orbita in una zona, la fascia di Kuiper, che come abbiamo detto è piena di oggetti. Difatti sono stati scoperti almeno un altro paio di oggetti, Makemake, Eris, poi è stato scoperto anche Sedna, che hanno una massa simile a quella di Plutone, poco più piccola, o addirittura in alcuni casi poco più grande. E questo condanna Plutone e lo declassa a pianeta nano, nuova categoria di oggetti definita all'IAU del 2006. Un pianeta nano è un oggetto che soddisfa le prime due condizioni, non soddisfa la terza, ma soddisfa un quarto punto, che dice che non deve essere la luna di un altro pianeta, perché altrimenti avremmo avuto tutte le lune di Giove, di Saturno, che sarebbero state promosse a pianeta nani. E volevi invece differenziarli perché... volevi fare una categoria a parte, per cui abbiamo adesso la lista dei pianeti nani conta una decina di oggetti, se non vado errato. Tutti nell'area di Kuiper? No, in realtà no, perché una volta data questa definizione, alcuni asteroidi vecchi che conosciamo da un bel pezzo, come Cerere, che è un asteroide molto famoso, diventa pianeta nano perché quello è sferico, è in una zona piena di altri asteroidi, ma non è una luna, e quindi diventa pianeta nano. Quindi sono stati promossi a pianeta nano alcuni asteroidi e il povero Plutone è stato declassato. E adesso arriviamo al momento che tutti voi stavate aspettando, soprattutto visto le faide interne che sono nate in Fantascientificast. Che cosa hai votato? Cioè hai difeso Plutone pianeta, io presumo? Cioè come... Assolutamente no. Plutone è fondamentalmente un sasso americano. Ora, vabbè, ha il cuore, ha delle cose interessanti, lo ammetto, per carità, ma fondamentalmente è un sasso come tanti e tale deve essere. Sì, ma Sailor Pluto, dove la mettiamo Sailor Pluto adesso? Sailor Pluto Dwarf. Pluto qual era? Quella alta o era quella... O era la figlia del dottore nero? No, era quella alta, mi sembra. Era quella alta spilungona? Sì, adesso non mi ricordo più di fisionomia, però... Okay. Beh, quello è un peccato, non era male, in effetti. E allora possiamo recuperare Plutone, dai. Grazie a tutti per essere arrivati fino qui. Iscrivetevi, mettete like e tutto quanto. Noi continueremo la Eurocon a parlare di scienza e fantascienza e tantissime altre cose. Grazie Giuliano per aver approfondito questa questione. Grazie a te, ciao a tutti. Alla prossima. Ciao.